Una location bellissima e grazie a Porto Antico che ci ha dato questa opportunità e a Stelle nello sport. Noi l'abbiamo accolta molto volentieri questa opportunità per diciamo, superare questo momento del Covid che ci ha visto sospendere l'attività a fine febbraio. Abbiamo tenuto duro come tutti gli sport, come tutte le federazioni e siamo qui per festeggiare la stagione dell'anno scorso, 2019-2020, ma nello stesso tempo di dare quel segnale giusto che la federazione c'è, il Comitato Ligure c'è, i ragazzi sono già attivi, sono già operativi con i loro propri sci club e con il comitato. Abbiamo ricominciato a fare l'attività in pista e questo è un buon segnale perché comunque questa pandemia non ci ha fermato e anzi ci ha stimolato a rispettare quelle regole che lo sport ci insegna e che dobbiamo rispettare fino in fondo. Dunque i ragazzi sono attenti, i tecnici lo stesso, anche i dirigenti e questo è un buon segnale per, speriamo, con la ripresa per la stagione invernale che sarà imminente. Tanti come sempre i progetti, al centro dell'attenzione la rappresentativa giovanile su cui grande è stato l'investimento del comitato. Sì, abbiamo investito molto su questa più che rappresentativa è proprio squadra zonale Children a cui si affiancano altri aggregati sempre da categoria Children e che dire, stanno lavorando bene insieme al direttore tecnico, ci crediamo, stanno facendo dei miglioramenti sia sulla tecnica sia nei risultati. Abbiamo già fatto 2 stage atletici e 3 uscite sulla neve. Prossima settimana c'è un'ulteriore uscita a cui si aggregheranno altri 6 osservati cuccioli. Questo per dare un occhio anche a quelli più piccoli che comunque un domani diventeranno children a loro volta. C'è un progetto speciale dedicato anche al fondo. Sì, grazie al consigliere delegato al fondo freestyle e snowboard, quest'anno abbiamo diciamo, definito questo progetto e siamo convinti che avrà un successo anche qui destinata a categoria children, dei giovanissimi e ogni disciplina avrà un suo percorso, una sua selezione e una sua rappresentativa in questo caso, dunque nuovi elementi tesserati in Fisi Liguria per poi portarli a fare le prime gare a livello regionale e nazionale per Fisi Liguria.